patatini e patatine, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui a filmarvi, da come avete letto dal titolo, il Christmas Essential, che è il video in collaborazione con la mia patata sorellina Giulia, quindi make up, vi linko il suo canale nell'info box e se mi ricordo qua sopra nelle informazioni. Questo video l'abbiamo pensato insieme perché avevamo idee molto simili, allora ci siamo dette perché non fare un Christmas Essential dove diciamo tutti i nostri preferiti del periodo, raggruppati per questo periodo pre-natalizio. E quindi iniziamo subito per non perderci in chiacchiere. Abbiamo deciso di mettere prodotto make up, prodotto cura del corpo barra pelle, prodotto capelli, fragranza casa, fragranza corpo, bevanda, cibo, oggetto barra decorazione, canzone, app, capo abbigliamento, scarpe, accessorio, cartopazia e frase. E per concludere racconto di come dovrebbe essere la giornata tipo essenziale del periodo prenatalizio. Prodotto make up ne ho scelti due perché tra tutti quelli che uso, quelli che ultimamente sto veramente amando e utilizzando più di tutti sono questi due di NYX. Questa è la Stay Matte But No Flat ed è la Powder Foundation, questa è quella tonalità 04. E nonostante sia la tonalità 04, vi assicuro che è più chiara della cipria di MAC che ho preso, che MAC ha più chiara. Quindi è perfetta perché sapete che io sono un fantasmino. Questa dovrebbe essere un fondotinta in polvere. Io lo utilizzo più come cipria perché mattifico insomma il fondotinta ed è abbastanza coprente, quindi per tutta la mia problematica del viso insomma mi aiuta veramente tanto. E altro prodotto make up che ho deciso di inserire in questo video è il Soft Matte Lip Cream. Se non avete visto i miei mini video su Instagram, Twitter, Facebook, ho fatto 3 swatch dei prodotti di NYX, di questi soft matte lip cream, e quello che sto utilizzando più di tutti perché diciamo è più portabile quando magari non ho tempo di stare a fare i contorni perfettamente, questo è un color carne ed è questo qua, è il numero 15 Athens, e mi piace veramente tanto. Passiamo al prodotto per il corpo pelle. Prima di tutto Scrub It, che l'ho usato anche in un vlogmas perché lo uso mattina e sera. È uno scrub e lo scrub solitamente andrebbe fatto non mattina e sera, ma siccome questo scrub è molto delicato perché è fatto principalmente dal caffè, all'interno poi c'è l'olio extravergine d'oliva, miele, zucchero di canna grezzo, olio d'arancio, vitamina E e vitamina A, e quindi super naturale, però non è aggressivo, anzi molto delicato. Io poi non sto tanto a sfregare ma lo lascio un po' su, e quando vado poi a sciacquare il tutto mi lascia la pelle con tutti questi oli appunto che vi ho detto prima. Io sto vedendo veramente una grande differenza, non l'avrei mai detto. Questo prodotto specifico è stato pensato per aiutare insomma a guarire tra virgolette l'acne, per togliere la cellulite, i punti neri, insomma tutte queste cose qua, e devo dire che i miei brufoli insieme a questo combo, che infatti adesso vi faccio vedere, che è il Dermoil multiattivo di Equilibra, mi stanno aiutando tantissimo a schiarire le macchie rosse del mio volto. Quindi sempre per la cura del corpo, della pelle, vi volevo far vedere anche questa, che è la Carbonated Bubble Clay Mask. Questa qui è una maschera per il viso, dopo un po' praticamente si riempie di bolle, avete questa faccia piena di bolle. Prodotto per i capelli ne ho scelto uno, ho voluto inserire l'olio seta, questo qua oro del Marocco, che è l'olio per capelli che avevo preso tantissimo tempo fa, l'avevo pagato anche abbastanza, un flaconcino del genere avevo pagato 20 euro, e infatti lo usavo molto con parsimonia per non finirlo. Poi ho smesso di utilizzarlo perché ho appunto usato altri oli, e questo è ritornato tra i miei preferiti, me l'ho dimenticata di quanto lo amassi, quindi questo qui, oro del Marocco, top. Come fragranza casa, quella del periodo è Winter Glow, che mi piace tantissimo, ne avevo prese tipo 2 e questa qua è già la seconda e sto usando poco perché la sto finendo, devo andarla a ricomprare, quindi Winter Glow insieme ovviamente a Vanilla Chai e tutti i miei soliti, questi qua, e questo qua era palese, però Winter Glow è entrata fra parte dei miei preferiti. Fragranza corpo, come fragranza corpo dolce di Dolce & Gabbana, che qua ci vorrebbe la musica finalmente tra le mie manine, cioè io stavo rompendo le palle da tantissimo a tutti che dicevo mi devo comprare dolce di Dolce & Gabbana, il mio preferito, mi piace un sacco, continuavo a farmi dare campioncini tipo in profumeria perché non ero mai convinta se prendere quello, perché ne ho un sacco io preferiti di fragranze, e dolce di Dolce & Gabbana è una di queste perché è entrata proprio a far parte dei miei profumi preferiti. E questa volta io ho deciso di prendere l'Eau de Toilette, la fragranza è leggermente diversa, mi piace di più questa, quindi niente, questo dolce di Dolce & Gabbana è top.
e questo l'ho preso su yesstyle.com, mi pare che sia. Comunque vi lascio tutto poi i dettagli nell'info box e mi piace davvero tanto. Come bevanda non potevo non inserire il pumpkin spice latte e il chai tea, che sono le mie bevande top preferite del periodo e di sempre. Se non avete visto come fare entrambe le bevande, vi linko, se mi ricordo, nell'info box, se no andate a cercare sul mio canale chai tea latte o pumpkin spice latte, che sono i due tutorial appunto di queste due bevande che ho fatto per voi, per farvi vedere come le preparo. Come cibo, qui è stata veramente dura scegliere che cosa, perché in questo periodo mangio praticamente di tutto. Però no, devo essere sincera, quello che in questo periodo, anche se non c'entra niente col Natale, è una schifezza e fa malissimo, non ve la comprate perché è una merda, fa malissimo al vostro corpo e vi uccide da dentro, no scherzo, vi crea dipendenza, quindi no, sono i choco crepe. Io sono malata di choco crepe, infatti li avete visti anche nel blog che li ho mangiati, e oramai sto facendo colazione sempre con quelli. Poi ovviamente passerà quel periodo e arriverà qualcos'altro, perché ho comprato tipo il barattolone di marshmallow fluff, ancora non l'ho aperto perché oramai mi era passata la fissa. Io sono un po' strana. Oggetto decorazione, qui è dura perché io amo decorare e come vedete il mio fondale, il mio sfondo è diverso. Come vedete io sono una malata di lucine, quindi io direi decorazione assolutamente lucine, e lucine che siano col filo trasparente e la luce un bianco giallo, perché col filo nero ce l'avevo, mi fanno schifo, però la lucina mi piaceva perché era quel giallo un po' bianchino, mi piace un sacco così. Non devono essere troppo bianche però, mi raccomando, devono essere molto più gialline, quindi questa secondo me è la decorazione top. Mentre per quanto riguarda altre decorazioni, ho preso da Urban Outfitters, sono la piramidina col vetro con all'interno i miei cristalli, i miei minerali, e poi il cervo, quello con le corna d'oro, con i palchi d'oro, che è un portanelli, porta gioia. Canzone, come canzone ce n'è tantissime. Quella che sento sempre con piacere in questo periodo è una canzone di Nashville, telefilm, la serie TV che mi guardo io su Sky. Si chiama, se non sbaglio, Have a Little Faith in Me, non mi ricordo, Faith in Me, boh, comunque ve la scrivo qui. Come applicazione ovviamente Spotify. Spotify è l'applicazione top di sempre. Soprattutto adesso che su Spotify ci sono, cioè la sezione sempre in mood, generi, tutto quanto, c'è la sezione Christmas che è uscita e quindi mi ascolto ogni tanto la sezione Christmas, se no appunto la mia playlist, se non mi seguite, che è Fairglow Songs, se non seguite la playlist, vi linko anche quella giù nell'info box, se non sbaglio dovrebbe già essere linkata qua nel box informazioni. E come altra app mi è stato richiesto appunto da Clue, io non so se si pronuncia Clue o Clue, comunque è scritto C-L-U-E, ed è un'app gratuita che praticamente vi aiuta a tenere sotto controllo il ciclo, i periodi di fertilità, insomma tutte queste cose qua. Molto intuitiva, è veramente molto molto semplice, io ne ho usate tantissime, mi hanno chiesto vuoi provarla per poi parlarne in un video, e io ho detto perché no. L'ho scaricata già da quando appunto avevo messaggiato con questa ragazza e mi è piaciuta subito, perché io ho tipo pagato tempo fa 3€, 4€ di un'altra applicazione. Allora all'interno era schifosissimo, non si capiva niente, alla fine l'ho usata un giorno perché poi non era per niente intuitiva, c'era sto calendario tutto super colorato, non si capiva niente, e quindi ho dovuto praticamente cancellarla a malincuore perché comunque ci ho speso quasi 4€. Quindi niente, come vi dicevo all'inizio, appena aprite vi registrate l'applicazione, mi aveva chiesto tutti i dati, quindi quando sono nata, quanto peso, quanto sono alta, quando è l'ultima volta che ho avuto il ciclo, quanto mi dura il ciclo, se soffro appunto di dolori premestruali, quanto mi durano i dolori premestruali anche durante la fase appunto dove hai il ciclo, tutte queste domande, per poi avere un quadro generale di quello che è poi il tuo fisico. E grazie a questi tuoi dati ti aiuta appunto a dirti quando è il tuo periodo fertile, cosa sta andando bene, cosa sta andando male, quando hai picchi di fertilità, quando ti stanno per arrivare, ti aiuta se hai appunto un metodo contraccettivo a prendere la pillola insomma in orario con la sveglia, quindi veramente è una cosa top, perché io nell'altra applicazione non ce l'avevo questa roba, tra l'altro ve l'ho detto, era proprio uno schifo l'altra applicazione, quindi cioè avevo pagato per una cosa che poi non mi faceva niente, mentre questa è totalmente gratuita ed è disponibile per iOS, per Android, e vi lascio tutte le informazioni se mi sono dimenticata qualcosa qua nell'info box, perché sono stati davvero tanto tanto carini e ringrazio per avermi fatto conoscere questa applicazione che sto appunto utilizzando già da giorni. Giornalmente vi dice inserire i dati di oggi, quindi se hai le mestruazioni, se hai dolore, il tuo stato d'attenzione
d'animo, se hai sonno, se appunto hai avuto rapporti, la tua energia, come ti senti, tutte queste cose, come avere una cartella, una propria cartella clinica. Come capo di abbigliamento, io direi tra questo e tutti gli altri maglioni pelusciosi che ho, che in questo periodo mi piacciono tantissimo, sia perché sono caldi e sia perché non sono troppo caldi, perché essendo morbidosi non è quella lanetta che è sotto, devi mettere la maglietta di cotone altrimenti ti punge la pelle, ti viene tutto un rossore, prendi fuoco, insomma no. Queste qui di peluscino a me piacciono un sacco, perché magari sotto metto solo una canottierina leggera, giusto per avere qualcosa qua insomma che mi copre la pancia, perché con questo maglioncione me lo posso mettere direttamente sulla pelle, che è bello caldo e bello morbido. Mi piacciono un sacco questi maglioncioni qua. Scarpe qui ho due paio di scarpe che mi sono veramente innamorata. Allora, in un paio magari mi insulterete, e in un altro paio non so, a gusti. Sono scarpe che andrebbero utilizzate come scarpe, ma io le utilizzo in casa perché non ho ancora il coraggio di uscirci. Sono queste! Apro gli insulti, apro il via agli insulti. Tipo, già Andrea mi ha insultato, mia mamma piacciono un sacco invece. A me piacciono tanto perché mi ricordano tipo quelli che ha fatto anche Hug, mi pare, quelli tipo mocassino così per casa. E questi ci puoi anche uscire, quindi non sono proprio ciabatte. Mentre le scarpe essenziali del periodo natalizio, secondo me, sono queste qui, perché sono tipo, non so come si chiamano, polacchini? Non mi ricordo mai il nome di questa tipologia di scarpe, però sono talmente carine che tipo sono di vernice non troppo lucida. Poi appunto hanno questa parte elastica, quindi super comode, super semplici da infilare, da togliere. Veramente comoda se non avete voglia di stargli ad allacciarvi le scarpe. E poi hanno tutte queste studded, mi viene da dire, tutte queste borchiettine, ecco, argento su tutto il contorno della suola praticamente. E niente, mi piacciono davvero tanto tanto. Come accessorio sto utilizzando tantissimo il Jord Watch, che è questo orologio di legno. È un orologio di legno, sì, è un orologio di legno, stranissimo, super leggerissimo. Quando ce l'avete al polso neanche lo sentite, se non appunto magari per il quadrante, che magari che piegando il polso lo sentite ovviamente di aver su un orologio, però per il resto sembra di non avere niente perché è davvero leggerissimo. Poi queste cuffie che vengono dal sito Ankit, insieme al tapestry che avevo in camera, chi ha visto il vlogmas sa di cosa parlo, e insieme alle lucine di rame che ho qua in cameretta. Vengono tutte da Ankit, che è sto sito favoloso. Ma oltre ad essere carine, sono anche, veramente si sente bene il suono, non pensavo, ma le sto utilizzando quando magari voglio editare in sala e non voglio dar fastidio magari ad Andrea con la musica. Cartopazia, ovviamente cartopazia, la mia Webster's Page, che è la mia agenda formato perso. Ovviamente i washi, i deco tape, quelli di Maison du Monde, quelli che vi avevo fatto vedere sempre nell'haul con la mia mamma, argento e oro, che sono bellissimi per Natale. Frase che è un po' malinconica perché appunto mi fa pensare alla vita, è una frase che ho letto proprio in quel periodo in cui papà è venuto a mancare, quindi mi ha, diciamo, strappato un sorriso malinconico, e l'ho anche stampata e l'ho messa qua nel mio wall. E la frase è: ti accorgi che gli anni passano quando a Natale non desideri i regali ma le persone. Veramente triste, cioè tipo se ci penso mi viene quasi da piangere, è veramente bellina questa frase ed è proprio vero. E per concludere, racconto di come dovrebbe essere la giornata tipo essenziale del periodo pre-natalizio. Allora, tipo, mi sveglio con tutti i capelli perfetti, perché ovviamente l'inverno è caloriferi a manetta, coperte super potenti, ti svegli con i capelli appiccicati dappertutto, specialmente se ce li hai lunghi. La mattina un bel brunch sulla tavola imbandita di tutte queste cose che piacciono a me, tipo waffle, anche robe salate, che ne so, anche l'avocado con l'uovo, con le croste di pane, oh mio Dio, ciao. Tutto il pomeriggio a fare ovviamente shopping, a ballare magari sotto un albero di Natale in mezzo a una piazza, tutti insieme, poi la sera coccolarci davanti al divano con la coperta, con il chai tea, tutta la mia famiglia, con il mio amore, i miei animali, e questa è per me, credo, la giornata tipo, sì. E basta. Niente, mi stavo emozionando. Questo era il mio video sui Christmas, sul Christmas Essential. Mi tira un po' scema sta parola Essential. Vabbè, comunque. Vi ricordo appunto di guardare anche quello di Giulia. Io vi mando un grosso bacio, vi ringrazio per avermi guardata. E ci vediamo al prossimo video. Ciao patatine e patatini!